Il governatore Vincenzo De Luca, accompagnato dal manager dell'ASL di Avellino, Mario Ferrante, ha visitato i nuovi spazi dell'ospedale Frangipane di Ariano, dalle postazioni CUP al nuovo pronto soccorso, dagli ambulatori al nuovo reparto di cardiologia interventistica coordinato dal primario Vittorio Ambrosini. È un investimento importante Ariano Irpino. Noi andiamo anche al di là di quelle che sarebbero, come dire, le caratteristiche formali per avere per esempio una terapia intensiva, per avere un reparto di cardiochirurgia, di emodinamica importante. Abbiamo deciso di mantenere una struttura importante a Ariano Irpino perché obiettivamente, al di là dei calcoli economici e dei bilanci, è un'area disagiata. E avere qui una struttura ospedaliera importante, un servizio di qualità che offriamo a tutta una popolazione. Questo è un ospedale che sicuramente da oggi lo potremmo chiamare un ospedale di primo livello avanzato, come l'ho appellato appena sono arrivato che volevo che diventasse. Inauguriamo una serie di strutture vere, 25 ambulatori funzionanti con attrezzature, polispecialistici, e quindi è la prima cosa per un comfort per i pazienti sia per l'interno che per l'esterno. Poi il pronto soccorso, abbiamo un pronto soccorso di 2200 metri quadri, a quello vecchio si è aggiunto tutta la parte nuova che comprende sia 7 posti di degenza con anche un posto contumaciale per malattie infettive, degenza, non altro, quindi significa che il malato sta in un letto. Poi abbiamo tutta la parte di diagnostica dedicata per il pronto soccorso, le persone sono contente, il popolo è contento. Vi devo dire, io quando esco in mezzo alla strada vedo che le persone si avvicinano e mi danno attestati di stima e io quello già sono contento. Dottore, oggi c'è anche la cointitolazione di questo ospedale al compianto dottor Gennaro Bellizzi, suo predecessore. Diciamo è un onore, c'è anche un po' di commozione. Il dottore Bellizzi era un mio fraterno amico e coltivavamo questo sogno insieme di portare l'interventistica ad Ariano insieme, poi purtroppo la fortuna, il fato ha voluto diversamente, però sono sicuro che lui da lassù sarà molto contento e io dico sempre che non si cammina mai se non sulle spalle di chi ci ha preceduti.